È più grande di quanto ricordassi. Più grande o più fuori posto? Dove sono gli altri? Oh, non sapevano dove fossi. Che bello da parte tua aspettarci. Fermati adesso, non siamo qui per lottare. Vero, ma non siamo nemmeno qui per parlare. Entriamo! Aspetta, dove guardi? È arrivato con te? No, abbiamo pensato che lui era con te. Beh, lui non è qui fuori. Entriamo subito. Buona, siete qui a Ultimo. So che è stato difficile per tutti voi a venire qui oggi. Mi piacerebbe che dica o capisco quello che mi accingo a leggere, ma io non. Carissimi nipoti, tenere questo messaggio breve. Per motivi noti a ciascuno di voi, non ho diviso il mio fortuna. Al contrario, ho deciso che chiunque trova la chiave della fortuna primo, lui lo guadagna. In bocca al lupo tutti voi. Devo andare ora. Ritornerò quando la chiave viene trovata. Io non capisco? Ciò che non ti capisco, Bianca! Basta, calmati, Amalia. È evidente, sì? Lui aveva troppa paura per dividerlo in maniera uniforme, perché lui non desidera ammettere che aveva un preferito. No, lui non aveva un preferito. Lui è giusto, non hai alcun motivo di pensare che... Beh, qualcuno sa qualcosa. Lui dica nel testamento per motivi noti a ciascuno di voi. Non possiamo trovare la fortuna se ci sediamo qui intorno. È evidente che lui ha voluto che uno di noi per trovare questa chiave. Così si dovrebbe iniziare la ricerca. Bianca, vieni con me. Andiamo. Non voglio perdere a questi idioti. Venite qui per un momento. Guardate questo. Riccardo Gabbiani vince il gran premio della lotteria locale. Lui ha già un sacco di soldi? Questo spiega perché non voleva aiutarci a guardare. Non possiamo lasciare che lui trovare quella chiave prima. Prendiamolo!
No! No! Noi non capite, è stato un test. Riccardo, sto affidando voi con la distribuzione della fortuna in modo uniforme per i vostri cugini fintanto che loro decidano di cessare il lottondre tra loro e parlare. Capisci? La fortuna è meno importante della famiglia.